La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006 e ratificata dall'Italia come legge dello Stato nel 2009, all'articolo 30 sancisce la partecipazione su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e agli sport. A Torino, dal 2007, è attiva l'unità spinale unipolare, la più grande in Italia per la cura e la riabilitazione delle lesioni del midollo spinale, una struttura con 64 posti letto dotata di tecnologie avanzatissime. È qui che le persone ritrovano speranza e stimoli per il futuro. È qui che le persone si riappropriano della loro vita. L'Unità Spinale Unipolare di Torino è stata una delle prime realtà ospedaliere ad avere attivato al suo interno l'attività di sportterapia. Di cosa si tratta? Chi meglio della dottoressa Silvia Colti, fisioterapista responsabile del progetto, può spiegarcelo? La sportterapia a Torino nasce nel 96, praticamente al CRF arriva il primo tavolo da ping pong. Nel 2003 incominciamo a collaborare con Riverside, quindi a svolgere tennis con Margherita Vigliano. Con il 2007 ci trasferiamo nella nuova unità spinale qua. Le attività che erano già iniziate su, come il ping pong, il tennis, la scherma, vengono portate giù e da lì si aumentano altre attività. Per cui a oggi si fa il canottaggio, il tiro con l'arco, il ping pong, il basket, la scherma e il tennis. Lo sport terapia viene sfruttato all'interno dell'unità spinale non come mezzo per trovare un atleta a tutti i costi, non è questo il fine principe dell'attività, ma è un mezzo che viene utilizzato ai fini della riabilitazione, quindi non è la fisioterapia che si deve adattare allo sport, ma è lo sport che viene utilizzato e che si adatta alla riabilitazione. L'obiettivo dello sport terapia è quello di diminuire gli effetti della menomazione che possono nel tempo creare disabilità e portare all'handicap. Ma l'attività di sportterapia non sarebbe possibile senza la collaborazione e la partecipazione dei tecnici delle società torinesi che con il loro bagaglio di esperienza sono stati determinanti nel mettere lo sport al servizio della terapia riabilitativa. Patrizia Sacà, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Barcellona 1992, 18 volte campionessa italiana e tra le prime 10 giocatrici al mondo per quasi 20 anni nel tennis tavolo, è stata una delle prime ad avvicinarsi all'unità spinale per proporre ai pazienti la sua disciplina. Ho cominciato all'unità spinale di Torino, al CTO, negli anni 2000. In seguito a un mio problema ad una spalla e non ho potuto partecipare alle Paralimpiadi di Sydney. E quindi, avendo così del tempo da dedicare, su consiglio di Silvia Colti, che è la responsabile dello sport, e di Paola Magliola, ho deciso di provare, inventare e fare attività all'interno dell'unità spinale. Da allora ad adesso le cose sono cambiate molto, perché ne ho fatto quasi una professione. Se non quasi una ragione, insomma, diciamo un trasmettere alle persone che come me hanno avuto un incidente la possibilità di continuare ad essere quello che erano attraverso lo sport. Utilizziamo il tennis tavolo come mezzo riabilitativo, vale a dire una persona che ha una capacità residua di un braccio. Silvia sceglie gli schemi da fare e io divento l'operatore che dà la palla in quel dato punto dove serve per la mobilità della persona che ha comunque la disabilità. Non necessariamente deve essere una cosa a livello agonistico. A me non interessa, a me interessa l'avviamento allo sport, questa è una cosa che per me è fondamentale. Da quest'anno ho fatto la scommessa di diventare istruttore di yoga. Lo yoga credo che sia molto molto importante per la respirazione, per la postura, a me ha fatto molto bene. E lo dimostra il fatto che nonostante i miei 47 anni di paraplegia sto bene, sono sana in un corpo rotto, come dico io. Andrea Pontillo
è un altro dei grandi protagonisti della sportterapia. Il maestro del Lamerotanti Wheelchair Fancy Club ha portato la scherma in carrozzina all'interno dell'USU. La scherma paralimpica è uno dei tanti sport che viene praticato all'unità spinale e aiuta i pazienti proprio alla riabilitazione funzionale. Il corso viene svolto nell'ora di tronco con una fisioterapista con la quale lavoriamo proprio per andare a recuperare quel residuo muscolare degli addominali che potrebbe ancora essere attivato. Per cui facciamo movimenti di affondo, movimenti di difesa, di attacco e giochiamo cercando di far muovere, diciamo, quelle parti del corpo che dovrebbero essere mosse con esercizi che magari possono essere un po' annoianti e ripetitivi, invece con il gioco riescono a essere passabili, diciamo. Gli strumenti utilizzati sono ovviamente fioretto maschera di plastica, perché così chiunque può tirare di scherma, e poi ci sono degli ausili tipo cuscini o sedute particolari in modo tale da mettere in difficoltà il più possibile il paziente, in modo che reagisca adattandosi all'equilibrio con molta disinvoltura. Questo può aiutare anche nella vita quotidiana ad abituarsi alle difficoltà che potrebbe incontrare. Terminata l'attività sportiva all'unità spinale, le persone possono praticare attività amatoriale o agonistica nelle palestre di scherma. Ovviamente gli obiettivi sono strettamente personali, per cui uno può mirare a una paralimpiade, ma una piccola paralimpiade può anche essere l'attività quotidiana nel cercare di raggiungere determinati obiettivi che appunto attraverso l'attività sportiva si possono raggiungere. I veri interpreti della sportterapia sono i pazienti, persone che con grande coraggio e forza di volontà hanno deciso di rielaborare la propria disabilità convogliando le energie nell'attività fisica. Io ho iniziato a giocare a tennis tavolo in carrozzina all'unità spinale grazie a Patrizia Sacca, che mi ha visto la prima volta e mi ha detto che se volevo potevo iniziare a giocare. Io all'inizio ero un po' scettico perché pensavo di non riuscire a giocare, però dopo ho iniziato e ho visto che riuscivo a giocare e che insomma i colpi mi venivano anche bene. Nel 2015 ho partecipato per la prima volta ai campionati italiani. Nella categoria Under 23 sono arrivato terzo, ho preso medaglia di bronzo e dopo quell'esperienza il direttore tecnico della nazionale ha deciso di convocarmi il febbraio dell'anno dopo, quindi febbraio 2016, ha deciso di convocarmi in nazionale in un torneo internazionale a Lignano Sabbia d'Oro. Quest'anno, nel 2017, ho di nuovo partecipato ai campionati italiani di tennis tavolo e sempre nella categoria Under 23, stavolta ho preso la medaglia d'argento e sono arrivato al secondo posto. E dopo ho continuato ad allenarmi e continuerò ad allenarmi perché è un bellissimo sport, mi piace, è completo, è tecnico e niente. E adesso sono arrivato qua a questo punto. Io sono Giuliana, sono ricoverata in unità spinale dal 4 di ottobre dell'anno scorso, quindi 2016, e per una frattura a scoppio di una vertebra della colonna vertebrale post incidente. I primi 3 mesi qua in unità spinale sono stati di riposo, dopodiché da gennaio in poi ho iniziato a praticare tutti gli sport che mi sono stati proposti, questo perché la mia mentalità da sportiva non si è arresa di fronte al trauma. E poi anche proprio il mio fisico ne richiedeva, così ho iniziato a fare canotaggio, ho iniziato a fare tennis tavolo, ho iniziato con la piscina, ho iniziato con la scherma. Queste attività le continuerò anche nella realtà del Cuneese, dove tornerò a casa. E ho preso già i contatti, tennis sarà possibile, tennis tavolo pure, scherma anche. Un altro passettino importante è stato iniziare a guidare con i comandi differenziati, in quanto nonostante una lesione completa midollare la gamba sinistra si è risvegliata, per cui ho buono il piede sinistro. All'inizio avevo tanto timore di provare di nuovo a guidare. Rotto il ghiaccio invece mi sono resa conto che non devo aver paura, non devo aver timori, la mia gamba sinistra riesco a controllarla e soprattutto il fattore macchina è un grande fattore per noi
disabili per l'indipendenza, altrimenti si rischia di essere sempre alle dipendenze di altri. Per un atleta con disabilità, il massimo livello sportivo raggiungibile è rappresentato dalle Paralimpiadi. Andrea Macri, giocatore di para ice hockey della nazionale in forza ai tori seduti di Sport di Più, ce l'ha fatta con grande determinazione e grande impegno. Dall'unità spinale di Torino è iniziato il suo percorso che l'ha portato a partecipare ai giochi invernali di Sochi 2014. La mia storia è cominciata a novembre del 2008, quando alla scuola, al liceo Darwin di Rivoli, era crollato il famoso controsoffitto in quell'aula e tutto è cominciato da lì, perché sono stato colpito dal controsoffitto direttamente sulla schiena. E da quell'incidente è nato poi tutto. Sono stato ricoverato all'unità spinale di Torino per 9 mesi circa. Da lì ho cominciato il mio percorso di sport terapia. Non mi aspettavo assolutamente di riuscire ad arrivare così in alto come livello, e a livello sportivo, e soprattutto non in così poco tempo. Sono riuscito comunque con tanti sacrifici ad arrivare alla partecipazione di 2 Paralimpiadi in 4 anni, e quindi una invernale e una estiva non è una cosa da tutti, anche da quello che poi ho scoperto in seguito. È una cosa di cui vado comunque molto fiero. La cerimonia di apertura e chiusura di entrambe le edizioni che ho vissuto sono state incredibili. Sicuramente l'entrata dentro lo stadio, la famosa sfilata, è la cosa che credo ogni atleta sogna di vivere nella propria carriera sportiva. L'effettiva inclusione delle persone con disabilità attraverso lo sport passa solo dal raggiungimento di altissimi obiettivi agonistici? La presenza di modelli estremamente vincenti ha solo dei benefici o rischia di essere frustrante? Per cercare di trovare delle risposte adeguate alle nostre domande, siamo scesi sul campo, laddove l'inclusione sociale ha inizio, per raccontare un paio di esperienze sportive dal basso. Uno dei punti di vista più interessanti è quello dello sport di squadra. Le testimonianze del giocatore di basket in carrozzina dell'HB Torino Wicep Driz Said e del suo allenatore giocatore Andrea Rocca, atleta paralimpico ad Atene 2004, ci possono essere molto utili. Ok, sono nato in Marocco, all'età di 7 anni circa sono appunto arrivato con la mia famiglia qui in Italia. Ho perciò fatto tutte le scuole, dalle elementari fino alle superiori qua in Italia, quindi si può dire che, diciamo, che sono cresciuto qua. All'età di 12 anni, in un viaggio di ritorno dal Marocco a qua, io e la mia famiglia abbiamo avuto appunto un incidente che, diciamo, mi ha cambiato un po' la vita, perché è come se io fossi rinato, sono un'altra persona, diciamo, sia perché adesso vivo su una carrozzina, sia perché veramente la mia vita è cambiata totalmente. Qualcosa che mi ha aiutato di più a riprendermi dopo l'incidente è stato il basket. Dopo aver visto il primo allenamento ho provato, diciamo, a mettermi un attimo in gioco e a provare la carrozzina, qualche palleggio, qualche passaggio. Dicevo, l'impatto non è stato molto facile, perché è molto complicato poi riuscire sia a spingere che a palleggiare, poi il tiro è molto più difficile perché partendo dal basso è tutto un altro mondo, no? L'11 luglio finalmente ho giurato fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle sue leggi, e quindi sono diventato dal 12 luglio cittadino italiano. La cittadinanza vi permette appunto di essere convocato in nazionale. Questo era uno degli aspetti che mi interessavano di più, anche perché è da tanti anni che desidero con tanta voglia di poter giocare per la nazionale italiana, sia perché io mi sento totalmente italiano come mi sento totalmente marocchino. Purtroppo il razzismo e le discriminazioni esistono anche nel mondo del paralimpico. Diciamo che ogni tanto veniva fuori qualche coro, qualche urlo poco simpatico, ecco, qualche insulto poco simpatico di natura discriminatoria.
Ho cominciato a giocare a basket in carrozzina all'età di 15 anni, dopo un incidente motociclistico. Con Milano e Roma sono riuscito ad arrivare a livelli alti a livello internazionale e nazionale, vincendo Coppa dei Campioni, Coppa Vergauen, due scudetti, due Coppa Italia. Ho giocato anche per tanti anni, una decina d'anni in nazionale, dove sono riuscito ad arrivare a concludere, diciamo, una buona parte, anzi tutti gli obiettivi che mi ero proposto, vincendo due campionati europei, partecipando alla Paralimpiade di Atene e a un campionato del mondo nel 2006. Nello sport individuale non ti devi confrontare solo con te stesso e col tuo avversario. Invece nello sport di squadra, nel basket sei in 5 in campo, ma sei anche in di più, siamo in 12 di solito che ci alleniamo, e quindi è tutto un percorso che si crea insieme. Quindi da inizio stagione ci si confronta, si discutono gli obiettivi e di lì si cresce insieme. Quindi ti devi adattare al tuo compagno, ti devi adattare all'allenatore, cercare di, diciamo, remare tutti insieme per arrivare all'obiettivo. Parlando di piena inclusione, Luca Paiardi è l'esempio che calza a pennello. Architetto, musicista affermato e tennista in carrozzina al numero 7 del ranking italiano, nella sua vita non ha mai rinunciato a nulla, sperimentando attraverso molte attività estreme i propri limiti. Luca si è formato con Sport Happenings, la società sportiva fondata da Margherita Vigliano, maestra nazionale FIT, già responsabile tecnico delle nazionali femminili e maschili. Con la testimonianza di altri due atleti, Luca e Margherita ragionano sul concetto di limite e sul vero ruolo dello sport nell'inclusione sociale. Ma guarda, io ti posso parlare della mia esperienza. Penso che lo sport ti aiuti a esplorare i limiti, quindi porseli a priori non avrebbe senso in questa visione, ma proprio perché l'ho sperimentato. Quindi soprattutto per una persona disabile, ma questo vale penso un po' per tutti, lo sport ti aiuta ad andare a vedere quelli che sono i tuoi limiti, provare a superarli, oppure giocarci su, quindi giocare su quello che è il fermarsi prima o andare oltre. Per superare le proprie paure bisogna provarci, perché se non ci si prova ovviamente non ci si riesce. E poi è una questione di appunto lavorarci su, non avere fretta e arrivare quindi a capire laddove ci si possa migliorare. Credo che l'attività sportiva e lo sport in generale sia un ottimo mezzo per l'inclusione sociale e aiuti il confronto tra persone, anche persone molto differenti, di cultura differenti, di abilità differenti, e tutto questo quindi è un ottimo terreno laddove mettere da parte le proprie differenze e ritrovarsi sullo stesso piano per mettersi in gioco. Ho insegnato tutta la vita e il mio obiettivo come insegnante è stato, primo, di essere un educatore, di insegnare ai ragazzi il valore dello sport. Il secondo obiettivo è sempre stato quello di cercare di tirare fuori il meglio possibile da ogni persona, anche se questa persona aveva dei grandi limiti. Ho insegnato anche a persone con disabilità mentali, con disabilità fisiche di diverso tipo. Mi chiamo Mauro Fasano, abito ad Aquitarme, in provincia di Alessandria. Ho conosciuto il tennis un anno e mezzo fa e ho iniziato a giocare a tennis in un altro circolo. E poi ho conosciuto un amico, Luca Paiardi, e conoscendo lui sono passato in un altro circolo a giocare a tennis, che è lo Sport Happening di Torino. Io abito ad Aquitarme, in provincia di Alessandria, quindi per venire a giocare a tennis, per fare gli allenamenti, la preparazione, vengo su in auto, in autonomia. Quando mi hanno diagnosticato la malattia ho detto: qui devo ricominciare,
E ho scelto il tennis perché mi dà molta soddisfazione, mi fa stare ad aria aperta, mi dà possibilità di conoscere tantissimi altri ragazzi che giocano in tennis in carrozzina. Prima di tutto cercare di dare il meglio di se stessi e porsi dei piccoli obiettivi ogni volta e raggiungerli, cercando poi di graduare questi obiettivi su quelle che erano le potenzialità del mio allievo, senza mai illuderlo, perché sennò diventa frustrante poi non riuscire a raggiungere determinati scopi, ma al tempo stesso fare sì che la sua autostima migliorasse col tempo, dargli sicurezza, dargli la percezione delle proprie possibilità, dargli forza, che è poi quella che serve per affrontare i problemi quotidiani della vita. Mi chiamo Roberto Toso, ho 43 anni, vivo a Biella. 11 anni fa ho avuto un incidente motociclistico che mi ha provocato appunto una lesione e oltre ad essere un praticante dello sport a livello agonistico sono anche un presidente di un'associazione Onlus all'interno di un'unità spinale che si occupa appunto di inserimento sociale e lavorativo. Questa piccola parentesi per dire che vivendo nel quotidiano questa realtà importante che è aiutare le persone a riprendersi la vita, vedo lo sport come un ottimo traghetto per riprendersi la propria, diciamo, la propria vita e un inserimento all'interno della società. Questo perché io giocavo già a tennis prima dell'incidente, poi appena ho conosciuto questo mondo mi sono subito appassionato e gioco all'interno di un circolo che praticamente sono l'unica persona in carrozzina che gioca lì vicino nel biellese, però gioco con la mia compagna e tutti i miei amici e questo è un ottimo stimolo per condividere, oltre che tutto quello che si può nella vita quotidiana, anche a livello sportivo condividere qualcosa con i miei amici. Poi ho conosciuto Sport Happening un anno fa perché mi sono iscritto a un torneo, anche se non ero iscritto a nessuna società sportiva di tennis in carrozzina, mi sono iscritto a un paio di tornei, ho conosciuto questo gruppo molto affiatato che è di Sport Happening, mi hanno chiesto se volevo venire a giocare con loro per poter condividere anche gli allenamenti e per potermi confrontare anche con altre persone che giocano in carrozzina, mi è piaciuto molto, ho provato e adesso da quest'anno sono tesserato per loro. Mi piace perché questo mondo mi permette anche attraverso i tornei che facciamo in giro per l'Italia di condividere, oltre che una passione sportiva, anche 3-4 bellissime giornate passate insieme, conoscendo atleti che arrivano da tutta parte d'Italia e anche dal mondo per gli internazionali e poter trascorrere anche dei bei momenti insieme. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio che, ci auguriamo, sia stato piacevole. L'obiettivo dei nostri racconti di sport non era quello di fornire verità assolute, ma, al contrario, stimolare una riflessione su un tema molto complesso. Vincere una medaglia alle Paralimpiadi non è obbligatorio, ma è un sogno che può essere alla portata di chi è disposto a fare sacrifici e allenarsi duramente. Sta ad ognuno di noi capire quali sono i propri obiettivi, i propri limiti e trovare la propria strada.